Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e qui siamo nel mio bunker. In collaborazione con lo sponsor vi presento il loro inverter. E allora, già lo abbiamo visto nei passati video, però questa volta ragazzi faremo una sorta di recensione, cioè vi parlo delle caratteristiche, vi parlo delle potenzialità e vi faccio vedere nel concreto cosa ricevete a casa se andate ad acquistare il prodotto. E allora, questo è il migliore del segmento. Lo stesso viene venduto anche in configurazione non parallelabile e in configurazione non wifi. Questo invece è wifi. Infatti qui abbiamo l'antenna in dotazione, te la faccio vedere. Questo è il modulo wifi. Qui c'è l'antennina che va ad avvitarsi. Questa come la colleghi con l'inverter? Tramite questo cavo. Cavo che va a mettersi qui, ok? E poi questo vai a inserirlo nella parte bassa dell'inverter. Allora, questo è il 5,5 kW, perciò 5.500 watt, 48 volt come batteria, perché questo è un inverter ibrido, ragazzi. Ibrido vuol dire che ha all'interno sia il comparto che innalza la tensione dai 48 volt ai 230 volt, e poi ha anche la parte di ricarica, cioè entra fotovoltaico, esce batteria, ok? Lui stesso, tramite il suo computer programmabile, tramite il menu che c'è sul frontale, potrei andare a scegliere se utilizzarlo anche in modalità UPS, perché lui ha anche la modalità UPS. Cosa vuol dire questo? Che può lavorare anche intanto senza fornitore, ente energetico, solo con batteria, ok? Batteria, pannelli, può lavorare senza problema. In più può lavorare anche senza batterie. Infatti io, nel mio caso specifico, inizialmente, dopo averli montati, lavoreranno per un paio di mesi, ragazzi, soli con l'impianto fotovoltaico e l'ente fornitore energetico senza batterie. Poi successivamente si andranno a implementare anche le batterie, così da avere batterie più fotovoltaico, il fornitore energetico utilizzarlo solo ed esclusivamente, ragazzi, quando non se ne può fare a meno. E il prodotto, ragazzi, come vedi, è bello robusto, ha nelle parti laterali tutto l'impianto di areazione. Impianto, ragazzi, da reazione molto molto interessante, e dovete anche stare attenti a questa cosa: l'installazione di più inverter deve essere fatta con una distanza minima uno dall'altro. Perché? Perché se li metti troppo vicini, da qui esce aria calda, l'aria calda la prende l'altro. Invece almeno una ventina di centimetri, così da poter cambiare aria sempre in continuazione. Poi nella parte bassa abbiamo le ventole che prendono aria, ok? E da qui escono. Niente, ragazzi, poi per quanto riguarda altre caratteristiche tecniche, 127 ampere è la corrente massima di ricarica per quanto riguarda il pacco batterie in DC, ovviamente. Poi andiamo a leggere anche quello che ci dice qui in etichetta: DC input 48 volt 127 ampere massimo, AC output 230 volt 50-60 Hz. Ragazzi, ovviamente sono onda sinusoidale pura, non modificata. Perfetto. Poi abbiamo, per quanto riguarda l'ingresso dell'ente fornitore energetico, input 230 volt in alternata, 50-60 Hz, 40 ampere massimo,
DC output 54 volt DC, ok, perciò esce 54 volt DC, perché ovviamente per ricaricare un pacco batterie da 48 volt nominale, ovviamente sappiamo che le litio hanno dei valori di tensione più alta come massimale, perfetto. Poi max 80 A, default 30 A, 5500 watt. Minimo solar voltage 120 volt DC, perciò minimo tensione d'ingresso dai pannelli solari per poterlo far funzionare 120 volt in corrente continua. Massimo 500 volt in corrente continua. Massima corrente d'ingresso 18 ampere. Allora, per me l'unico punto in sfavore di questi inverter, sapete quali sono, ragazzi? Almeno ad oggi, ancora non l'ho potuto aprire, provare e neanche accendere. Però già dalla scheda tecnica, un punto che non mi è piaciuto è la corrente massima d'ingresso. Perché? Perché mettiamo il caso che io, come nella realtà, monto dei pannelli solari da 360 watt con 10 ampere di corrente di stringa. Io non posso fare un parallelo di stringa, perché facendo un parallelo di stringa io ho 20 ampere, ok? Lui ne accetta massimo 18. Questo sta a significare che con i miei pannelli che mi danno 10 ampere non posso fare un parallelo. Lo potrei fare montando per esempio pannelli da 8 ampere, però ragazzi, parlando di alte potenze, hanno tutti alti amperaggi. Perciò questi vanno bene solo con stringhe tutte in serie, niente paralleli, a meno che i due pannelli non sono di piccola potenza, di basso amperaggio. Allora, se stai dentro i 18 A, potrai metterli anche in parallelo. Io, purtroppo, ragazzi, non posso farlo. Se sei interessato ai pannelli solari fotovoltaici o anche all'inverter, però mettiamo da parte un attimo l'inverter. Lo sponsor mi ha ricordato fino a ieri mattina che stanno per arrivare i nuovi pannelli solari fotovoltaici. Pannelli da 410 watt in monocristallino, tecnologia PERC ad ottimo prezzo. In più anche, se non sbaglio, i 510 watt e forse anche i 550 watt. Ragazzi, parliamo di pannelli enormi, grandi, belli, potenti. Se siete interessati potete contattarmi sotto le mail, vi spiegherò come fare per accedere alle offerte che lo sponsor vi riserva. Come sapete, perché mi conoscete, conoscete i video, il canale, lo sponsor riserva quantità minimo ordinabile un pallet, ok? Un pallet possono essere 25, 30, 35 pannelli ogni pallet. La consegna è inclusa nel prezzo che poi lo sponsor vi offrirà. In più ci sarà anche il costo di spedizione incluso. Però ragazzi, tu mi dirai, ma io che me ne faccio di 30 pannelli da 410 watt o da 500 watt? Organizzatevi con amici, parenti, conoscenti. Alla fine ragazzi lo stanno facendo in tantissimi, cioè giornalmente tantissimi di voi mi contattate per avere tutte le informazioni, e non solo privati ma anche aziende, per poter andare ad accedere a questi sconti riservati ai miei iscritti, ai miei fans. Vi ricordo che se sei un privato avrai uno sconto, cioè l'IVA la paghi solo 10% e non 22%. Perciò ragazzi, già solo qui risparmierete un botto. Poi ovviamente i prezzi sono davvero davvero competitivi. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, continua a seguirmi, un like, iscriviti al canale, mi raccomando, abbonati se vuoi sostenermi. Ciao, al prossimo.